Bellotti ragazzi, eccoci in questo mio nuovissimo video su Rato 19. Ragazzi, oggi vi andrò a parlare delle 5 somiglianze fra Clash Royale e i cartoni. Ebbene sì, perché veramente in pochissimi ci prestano veramente attenzione, perché molti personaggi di Clash Royale sono ripresi dai cartoni. Ma prima di incominciare vi invito a entrare nel mio clan Lighton 19 Crew, perché ho liberato circa 4 se non 5 posti. Così quando saremo in 50 avvierò un torneo così che possiamo giocare tutti insieme. Inoltre tantissimi all'interno del mio clan mi hanno chiesto di salutarli e così li saluterò. Il primo a essere salutato è Pgame, ciao Pgame, poi abbiamo Alessio, Stepney e Leprot. Inoltre c'è anche Principe Nero. Per oggi mi fermo qui, ma se ci sono altri che vogliono essere salutati nei miei video fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Sappiate però che darò la precedenza a tutti i miei iscritti che sono i più attivi sotto i miei commenti. Il primo personaggio di cartoni a cui la Supercell si è ispirata è sicuramente Gustav the Giant. Questo cartone della Disney racconta delle mirabolanti avventure giornaliere di Gustavo, ovvero un gigante che vive in una terra nascosta. Ed è molto interessante come il gigante ripreso dalla Supercell in Clash of Clans o anche in Clash Royale sia molto simile a questo. Se non fosse per il colore dei capelli e della barba, che sono arancioni, e per l'assenza di sandali, sarebbe su per giù molto molto simile. Il secondo personaggio della Disney o anche dei cartoni a cui la Supercell si è ispirata è sicuramente Luna Girl. Luna Girl è una supereroina che viaggia in una città per riportare la pace e viaggia sopra un hoverboard. E a quale personaggio di Clash Royale potrebbe assomigliare? Beh, alla Fuorilegge. Infatti la somiglianza tra le due è veramente molto molto incredibile, perché sono praticamente identiche. Ma sinceramente preferisco la Fuorilegge, perché anche lei, come Luna Girl, mi ha salvato da tantissime tantissime situazioni. Il prossimo personaggio di cartoni che è ancora una volta ripreso dalla Supercell è sicuramente Cappuccetto Rosso di Shrek Terzo. Tutti noi, almeno una volta nella vita, avremmo sicuramente visto Shrek. Bene, Cappuccetto Rosso, nel modo in cui è vestita e soprattutto con la coroncina che ha in testa, è molto simile alla principessa di Clash Royale. Se non fosse per la statura della principessa di Clash Royale, sarebbero praticamente identiche. Il quarto personaggio, questa volta ripreso da un gioco e non da un cartone, è sicuramente Aku Aku. Detto così, il nome non vi sembrerà molto familiare, ma se vi parlo di Crash Bandicoot, ecco che cambia tutto. La maschera di Aku Aku presente in Crash Bandicoot è molto molto simile al Goblin Cerbottaniere. Anche qui non c'è neanche bisogno ve lo dico perché la somiglianza è davvero estrema. Il quinto personaggio questa volta non è ripreso né dai cartoni animati né dai giochi, ma dalla vita reale. Infatti sto parlando di Mr. T, il personaggio della vita reale che è molto molto simile, anzi quasi identico al domatore. Su questo nessuno può dire niente. Quindi ragazzi, spero che queste 5 somiglianze vi siano piaciute. Spero che molti di voi, man mano che giocheranno e che guarderanno queste carte appena citate, si ricorderanno di questo video. Comunque sia, vi invito ancora una volta a lasciare un bel pollicione in su e a commentare il sondaggio che apparirà appena adesso in alto a destra, così da farmi capire quali di queste 5 somiglianze vi siano piaciute. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato, iscrivetevi, commentate e lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video!